Bentornati sul canale, come state? Spero tutto bene. Come state passando quest'estate? Fatemi sapere nei commenti che cosa state facendo, se siete già andati in vacanza. Io per esempio ho visto 2 giorni il mare e ancora non riesco ad andarci, ma sicuramente ne approfitterò in questi giorni. Ebbene, oggi voglio parlarvi, visto che siamo in tema di estate, di capelli e di mare, di come poterli trattare al meglio. E mi è stata data la possibilità di provare questi prodotti di Garnier. Sono i prodotti della nuova gamma all'aloe vera. Non so se ne avete già sentito parlare, vi ho messo anche un post su Instagram dove vi ho fatto vedere quali sono appunto i prodotti e di cosa si tratta. E ve li faccio vedere. Allora, qui abbiamo lo shampoo fortificante all'aloe vera, idrata e ammorbidisce con glicerina vegetale e gel di aloe vera. In abbinato c'è anche il balsamo, sempre balsamo fortificante. La maschera, non so se vi ricordate, tempo fa io vi parlai di queste maschere. Sono praticamente quelle maschere al 98% di origine naturale, e c'è quella alla banana, c'è quella alla macadamia. Ne avevo provate un po', se non l'avete visto il video vi lascio qui da qualche parte sulla i, cliccando sulla i, il video in cui ne parlo. E adesso è uscita appunto questa all'aloe vera. Hanno tutte un profumo pazzesco, però questa gamma in particolare ha un profumo fresco che rimane sui capelli. Vabbè, ma adesso ne parliamo un attimo e vi mostro l'ultimo pezzo di questa gamma, che è praticamente il Air Dry Cream senza risciacquo, idrata, ammorbidisce anche senza usare il phon. È un prodotto che va utilizzato praticamente dopo il lavaggio, e adesso vi spiego bene tutto. Allora, sicuramente quello che mi ha incuriosito di più come prodotto è questa crema. Vi dicevo, è una crema che va utilizzata dopo aver fatto lo shampoo, va messo sulle lunghezze, non va risciacquato, perché i capelli si dovranno poi asciugare al naturale. Questo permette di non utilizzare il phon per la piega, cioè se volete i capelli lisci e dovete fare spazzolo e fono, ecco, con questo non è necessario, perché dà appunto ai vostri capelli la forma che volete. Se per esempio volete delle onde, le onde da mare, potete tranquillamente mettere questa crema e farvi una treccia con i capelli bagnati e lasciarli asciugare al sole, al vento, all'aria, quello che volete. E la piega con questo prodotto dura giorni. Per esempio, io ho fatto la treccia tipo 5 giorni fa, ho ancora i capelli lievemente mossi. Ho anche una foto sul mio Instagram dove appunto avevo fatto appena la treccia, avevo messo il prodotto, ho fatto la treccia, l'ho lasciata asciugare e i capelli sono meravigliosi. Cioè dopo che si sono asciugati avevano già la forma appunto di queste onde. È un prodotto poi che lascia un profumo pazzesco, quindi tra tutti di questa gamma questo sicuramente è uno dei must have di quest'estate, che non potete assolutamente non provare, dovete provarlo. E poi lascia i capelli veramente molto morbidi e non crespi, fantastico, pur essendo una crema. Attenzione che la crema può seccare i capelli, questo invece no. Poi ho provato lo shampoo, che devo dire la verità lava molto molto bene. All'inizio, quando ho letto per capelli normali, ci sono rimasta un po' male, perché ho detto sicuramente non mi lava bene i capelli, e invece no, li lava bene, lascia la cute pulita, e quando li andate poi a toccare una volta asciutti si sente proprio che il capello è bello morbido, cioè è bello idratato. Ma non appesantisce i capelli, quindi non li va a sporcare, non è un'idratazione da, come vi posso spiegare, da capelli sporchi, ecco, perché i capelli grassi, sa quello che sto dicendo, mi sta capendo, perché i capelli secchi non mi può capire. E quando quindi toccate i capelli si notano che sono ben idratati ma ben puliti, ecco, per intenderci. È un prodotto senza siliconi, quindi
meglio ancora. Ne basta poco perché fa tantissima schiuma, quindi io vi consiglio di utilizzarlo diluito per rendere anche il capello un po' più leggero. E infine poi abbiamo il balsamo, anche questo senza silicone. Lo metto soprattutto sulle lunghezze, non vado a toccare la cupa. Poi abbiamo la maschera, ed è una maschera non solo buona come resa, ma anche come ingredienti, perché all'interno ha l'olio di soia, l'aloe vera, che comunque sta molto su come ingrediente, quindi c'è una buona percentuale di gel di aloe vera, semi di girasole, uva, olio di cocco. Insomma, tutti ingredienti molto molto idratanti e che fanno bene ai capelli. Infatti questa maschera mi salva la vita, specialmente dopo che sono andata al mare o dopo che sono andata in piscina, perché i capelli, come ben sapete, col sole si rovinano tanto, e anche col cloro. Con questa maschera li vado un po' a rigenerare, quindi vado a dare quell'idratazione che perdono con il sole. E quindi la sto davvero adorando. E infine il pezzo di cui vi parlavo, che poi è alla fine il prodotto che più di tutti mi ha incuriosito e che più di tutti mi piace, è appunto questo qui di cui vi ho parlato prima. Allora, questo è tutto. Fatemi sapere voi se li avete provati già e che cosa ne pensate. Alcuni di voi già mi hanno scritto sotto l'ultima foto di Instagram riguardo a questi prodotti che li hanno provati, che sono rimaste contentissime. Ma in realtà, ragazze, effettivamente ne vale davvero davvero la pena. Lo shampoo mi ha meravigliata, mi ha stupita. Spero che questo video vi sia stato utile. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e a Instagram. Io vi mando un grossissimo bacio e alla prossima. Ciao!